Cicloturisti e cicloturisti, benvenuti pure ben ritrovati sul mio canale. Sono in un negozio di bici, ma un negozio di bici per cicloturisti e cicloturiste, giusto? Soprattutto le cicloturiste. Però in questo caso è più per bikepacking, giusto? Qua abbiamo una Surly nuovissima, vero? Uscita pochi giorni fa. Surly Ghost Grappler, appena presentata dalla casa del Minnesota. Altra MTB drop bar, altra bici in acciaio da viaggio di casa Surly. Molto ben attrezzata, però si presta in particolare per il bikepacking. Perché si presta per il bikepacking e soprattutto il bikepacking? Parliamo di bikepacking in generale. Qua vedete un setup di Apidura che va appunto a coprire, differentemente al cicloturismo che è il, diciamo, modo di viaggio classico con i panniers qua sul portapacchi posteriore e eventualmente anteriore, il bikepacking invece, vedete, va a coprire tutta l'area del telaio. A che cosa serve in particolare? Perché su questa bicicletta è un setup ideale. Il bikepacking, lo sapete, è la gestione del carico senza l'ausilio di supporti metallici. Abbiamo solo delle borse con degli strap che si ancorano al telaio e ai componenti della bici. Si garantisce maggiore maneggevolezza, una bici più leggera, un carico più distribuito. Chiaramente si sposa molto alla tendenza del gravel, del bikepacking, comunque di una componente off-road fuori strada nel viaggio importante. Cosa che invece nel touring, nel cicloturismo classico, la parte fondamentale sono i viaggi su asfalto o comunque su sterrato battuto. Ghost Grappler, nuovo modello che risponde appunto a questa esigenza di avere delle bici che mischiano componenti MTB, manubri corsa, gravel con dei passaggi ruote importanti. Lei nasce, si vede dalla forcella, si vede la geometria per il 27,5. Sì, quindi veramente un rotone, diciamo, una ruota abbastanza ciccia. Nella nostra configurazione questa 700C l'abbiamo interpretata con ruote da gravel, ok? A differenza del montaggio di serie per il mercato americano che è 1x27,5, 2,8 e telescopico. Noi l'abbiamo immaginata più una bici da bikepacking, più una bici da trail, ok, di qualche giorno, quindi veramente il bikepacking cattivo off-road di 4-5 giorni, una settimana. Basta vedere anche per esempio qua, guardate un po' il deragliatore anteriore, che cos'è che monta questa? È una trasmissione 36x26? Esatto, trasmissione 2x11 con guarnitura 36x26. Pacco pignoni 1140 e la GRX, anche qua c'è la necessità di mischiare componenti mountain con componenti corsa, montaggio di alto livello, freni idraulici molto performanti per gestire comunque anche dislivelli, anche terreni impegnativi, cerchi da cross country, sono i Cessna Tubes Crest, li conoscete, da 28, copertone da 45 da gravel tassellato e assetto da bikepacking. Bikepacking riusciamo a gestire più o meno 35-40 litri di carico, ok? E a differenza del cicloturismo classico che, come dicevamo prima, che riesce a gestirne più o meno 70. Quindi già da questo meno volume si ha, sicuramente meno peso si porta. Il campo d'azione di questa bici è un po' i trail che si stanno affermando in maniera sempre più importante di qualche giorno. Certo. E diciamo che non vediamo particolarmente una bici col portapacchi e con un touring tradizionale. Sì, per fare i trail che appunto sono magari tendenzialmente su percorsi gravel, off-road. Diciamo che appunto una bici da cicloturismo sicuramente li può affrontare, però con difficoltà, e se si vogliono fare dei percorsi molto lunghi di più giorni, sicuramente il bikepacking in questo setup è un setup ideale e appunto è il modo migliore per affrontare. Tra l'altro, ovviamente qua volendo si potrebbero montare altre borse, esatto, per esempio sulla forcella qua abbiamo 1, 2, 3, 4 fori. Sì, 3, più questo che è a duplice funzione per il cage oppure per il portapacchi. E comunque diciamolo, questa Surly è settata in bikepacking, però Alberto no, qua abbiamo anche una predisposizione per montare un portapacchi. Per il bikepacking, ma come tutte le bici Surly, insomma, i fori non mancano, per cui se dovete fare un viaggio leggermente più stradale potete mettere dei copertoni un po' più scorrevoli e installare portapacchi sia all'anteriore sia al posteriore. Esatto, perché all'anteriore si può montare utilizzando
questi fori. Esatto, questo. Wow, anche qua potete montare anche i caliper parafanghi classici. Ah no, questo è per, questo i... per i parafanghi. Angus non è per il freno, ok? Quanti fori ha in totale? Perché ne abbiamo addirittura tre qua sotto per montare magari la borraccia oppure... col portatrezzi. Col portatrezzi. Quanti fori credo abbiamo? Siamo sui 25 fori. Wow. 25-28 fori. Ma se ne possono fare altri? No, scherzo, insomma. Sono già abbastanza, questi sono tutti i fori di cui potete avere bisogno. Ed ecco che appunto... questa è un'altra caratteristica che si sposa perfettamente con il bikepacking. Bikepacking vuol dire utilizzare, come dicevi te, le borse messe proprio aderenti al telaio, collegate al telaio direttamente, quindi una bici come questa diciamo che è perfetta per quell'utilizzo. Freni a disco abbiamo detto idraulici, tra l'altro da 180 all'anteriore e 160 al posteriore, giusto? Quindi abbiamo veramente una bici che ci permette di andare sia ovunque con questo setup, ma anche con sicurezza, perché il freno idraulico sicuramente vi dà molta più sicurezza ed affidabilità. Come la vedi tu il freno idraulico in viaggio? Personalmente ho sempre usato l'idraulico, venendo dal mondo mountain bike ha una forza frenante che non ha paragone. Anche in India, anche in Nepal abbiamo chiaramente, assumendoci dei rischi maggiori, usato i freni idraulici. E una visione, anche se devo dire, i freni meccanici che stiamo montando sulle locomotive su bici di un determinato livello, quindi freni meccanici di alto livello, sono praticamente equiparabili agli idraulici. Ok, quindi diciamo che hanno raggiunto uno standard qualitativo molto simile. Soprattutto se usiamo dei dischi generosi. Tra l'altro Alberto ha parlato di India, di Nepal, perché appunto lui è un viaggiatore in bicicletta e ha aperto State of Bike insieme ad Emanuele proprio per accogliere tutti i cicloviaggiatori e dargli un servizio completo. Ne abbiamo già parlato in un video che trovate in descrizione, ma vi linko adesso qua a schermo. E appunto la cosa bella è che i ragazzi sanno dirvi tutte queste cose, tutte queste chicche del mondo del cicloturismo e del bikepacking in questo caso, proprio dalla loro esperienza. Quindi loro hanno la possibilità di fornirvi marchi come Surly, come abbiamo visto Salsa, Locomotive, ne abbiamo parlato approfonditamente nell'altro video, e wow, anche comunque selle di un certo tipo come questa Cardiff, bellissima. Ma la cosa interessante è appunto questa: vi sanno assistere dalla A alla Z sul mondo del viaggio in bicicletta. Dimmi un'ultima cosa sul bikepacking, perché appunto voi avete a disposizione diversi marchi. Che cosa differenzia un marchio come Apidura, quindi un marchio rinomato, conosciuto, affermato ormai, da un marchio magari di più basso livello? So che per esempio anche alcuni supermercati rimarchiano le borse a bikepacking. Perché dovrei scegliere un marchio come questo e anche una bici come questa, quindi di un certo valore? Che cos'è che mi dà di più? Apidura è una delle prime aziende che ha iniziato a fare borsa per il bikepacking con produzione in serie nel 2014. È un po' l'inizio di questo movimento, quindi Apidura, Miss Grape, tutti questi marchi nascono in quegli anni. Perché scegliere un prodotto di qualità? Perché soprattutto c'è un know-how di un livello altissimo, una ricerca dei materiali e dei macchinari molto... rifacciamo. Beh, una ricerca dei materiali. Apidura usa un nylon a tre strati rivestito in poliuretano per garantire l'impermeabilità. Tutte le borse che trattiamo chiaramente sono waterproof, sono impermeabili, e cosa che magari nelle alternative che potete trovare sul mercato è una cosa a cui non si bada conto, come il livello di impermeabilità, ma anche la qualità delle cuciture e del materiale. Certo, perché poi ovviamente magari una borsa può essere fatta in nylon, ma non nylon di un certo tipo che vi garantisce la resistenza nel tempo, oppure per esempio Miss Grape, che fino a qualche tempo fa era water resistant e waterproof. Questa è un'altra scelta dovuta al fatto per esempio di avere un prodotto che vi permette di far asciugare la roba al suo interno, di non ristagnare. Quindi diciamo che dietro questi marchi, che appunto hanno un costo magari per alcuni un po' elevato, non è ingiustificato in realtà, perché borse di questo tipo possono in realtà cavarvi fuori o aiutarvi in situazioni dove altre borse banalmente vi abbandonano oppure vi lasciano a piedi staccandosi, quindi materiali che non resistono, eccetera eccetera. Si spende una volta e si spende bene, il concetto è un po' quello. Esatto, come per esempio questa Surly, che quanto costa di listino così montata? Questa siamo sui 3.000, chiaramente è un montaggio al top, abbiamo cercato di, con i componenti che avevamo a disposizione, di fare
il lavoro migliore che potevamo fare. Il bikepacking chiaramente si sposa con la filosofia del telaio. Chiaramente quando arriva un telaio Shirley, un nuovo modello, bisogna sempre capirlo, interpretarlo e andare a trovare un po' l'idea che c'era dietro ai progettisti. In questo caso vediamo una bici da viaggio con un'indole molto mountain, ok, però con un tubo orizzontale molto allungato rispetto alle bici della stessa categoria, un Ritz e uno stack alto per aumentare il comfort, e soprattutto il tubo orizzontale che ci impone di mettere uno stem ultra corto da mountain bike per aumentare la reattività. Esatto, quindi questo aumenta la maneggevolezza e unita al bikepacking, che appunto porta tutto il peso, tutte le borse vicino a voi, vicino al telaio, vicino al vostro corpo, vi permette di manovrarla meglio in situazioni, appunto, come abbiamo detto prima, trail, gravel, off-road, più o meno intenso, perché questa Surrey, raga, montata con questo copertone, direi che potete andarci veramente veramente ovunque. Chiaramente anche il bikepacking si sta affermando in maniera importante in Italia, a seconda anche del territorio che abbiamo, quindi abbiamo montagne, abbiamo zone molto collinari, gli Appennini, di conseguenza questa impostazione sta prendendo piede e andando un po' a sostituire quello che era un po' il cicloturismo classico come metodo prevalente per viaggiare. Quanto costa questo setup di borsa bikepacking? Qua siamo sui 400-450 euro, riusciamo a gestire una borsa da 17 litri dietro, una da 4 litri e mezzo che è la frame, un litro davanti, e davanti ne abbiamo una da 9 più una da 4 e mezzo. Questa, guarda, recentemente l'ho vista in azione durante il mio ultimo viaggio lungo il Cammino di Santiago. C'era il mio compare di viaggio Omero e devo dire che non era niente male, anche perché permette, no, a questa borsa extra di staccarsi velocemente, giusto? Sì, quindi esatto, qua in basso. Un'altra cosa interessante è riguardante un setup a pendura che abbiamo fatto di un ragazzo che viaggiava con una mountain bike che ha fatto Brescia Istanbul, usando questo assetto e giocando con le cinghie, ok, siamo andati a infilare la tenda all'interno. È chiaramente una tenda performante, leggera, e quindi in assetto bikepacking siamo riusciti a gestire i 37-38 litri di carico e abbiamo infilato la tenda qua dentro e gestita con due cinghie di rinforzo. Vedete, questa è un'altra cosa che vi permette, venendo qua da State of Bike, da un negozio dove si parla la lingua del bikepacking, la lingua del cicloviaggiatore, di andare a trovare soluzioni custom come queste che veramente vi possono aiutare nel viaggio. Chiaramente ogni viaggio ci sarebbe una bici apposta e un assetto apposta. Però l'esperienza, appunto, di cicloviaggiatori come Alberto e come il suo socio Emanuele vi permettono, no, di creare, di avvicinarvi il più possibile al vostro setup ideale da viaggio. Quindi qua siamo da State of Bike, ringrazio Alberto ed Emanuele che sono qua appunto a Brescia, vi lascio tutti i loro social e contatti qua sotto in descrizione. Spero che questo video, questo piccolo assaggio su questa Surrey e su questo setup da bikepacking vi sia piaciuto. Buone pedalate a tutti ragazzi, ma soprattutto venite a trovarci in negozio.